Dai, dai, andiamo. La sera del mio diploma il mio amico Doc organizzò una festa. Mio cugino Howard venne con me. Viveva a Long Beach, perciò non ci incontravamo spesso. Lui sì che sapeva vivere. Aveva un'auto sportiva, un appartamento e le tasche piene. Se quando eravamo insieme succedeva qualche casino, io non dovevo preoccuparmi di niente. Io guardavo le spalle a lui e lui le guardava a me. Eravamo come una persona sola. Questo è mio cugino Aaron. Come ti va, figlio di puttana? Allora, vuoi diventare un'attrice televisiva? Che cosa? Ho visto il tuo culo in prima serata, negro. Quella cassetta è uno sballo. Davvero, uno cosa? Sballo. Senti, io allora vado a cercare le puttane, ragazzi. Ci vediamo dopo. Ciao, ragazzi. Amico, sei più fatto di un cavallo di coppia. Gira, come va? Oh, ciao a tutti, figli di puttana! Non farmi incazzare, negro, dammi quei dati! Ciao, Doc! Negro! Come va? Bene, bene! Ehi, ragazzi! Avete visto chi ci è venuto a trovare? Il grande Kane! Ehi, ti devo parlare un minuto, amico! Tenetemi il posto, non fregatemelo! Ti sei bevuto il cervello! Si può sapere perché fai vedere a tutti la cassetta della rapina! Calmati! Ci stiamo solo divertendo un mondo con quella cazzo di cassetta! Ma lo sai che è proprio buffa! Però adesso lasciami tornare a giocare, voglio spennarli quei polli! Ehi, amico, sei tornato! Allora, come te la passi, eh? Come va, Kane? Che cosa combini? Ehi, negro, guarda come do una sistemata a questi figli di puttana! Preparatevi a perdere tutto il mallocco! Awox era il più grande di tutti noi. Insomma, lui era quello che noi chiamiamo un G. Dove c'era casino, lui non mancava mai. Era troppo forte. Quando c'era un lavoretto da fare, non si sporcava neanche le mani. C'era sempre qualcun altro che lo faceva al posto suo. Hot Dog era il più pazzo dei negri viventi. L'incubo d'America. Giovane, nero. E non gliene fottevo un cazzo di niente. Adesso vi faccio vedere. Quel negro è ballato. Fuori la grana, forza! Dammi la grana! Siete tutti dei ragazzi, cazzoni! Ragazzi, ho attaccato la spina! Datemi il malloppo che c'ho da fare adesso! Come va, uomo nero? Alla grande! Perché porti quel dannato cappuccio? Sembri uno schiavo che raccoglie il cotone. Qui fuori fa freddo, fratello. Sai, noi gente negra non siamo abituati al freddo. Noi siamo nati al sole tropicale, capisci? Già. Non dobbiamo mai dimenticare le nostre origini. Ehi, perché il tuo dannato culo tropicale sta seduto su quel frigo? Per impedire a voi cretini di bere questo veleno. Ecco perché. Farai meglio a spostare il tuo culetto da questa scatola e a passarmi quel cazzo di distillato. Sharif si era fatto musulmano e ci ammorbava l'anima dicendo che anche noi avremmo dovuto seguirlo. Perché solo Allah poteva salvare la gente nera. Sì, come no. Ehi, Kane, passamene una, dai. Stacy pensava di essere il figo della compagnia. Eravamo amici inseparabili fin da piccoli. Lui però era andato in un liceo diverso perché sapeva giocare a football. Ma quando gli avevano dato quella borsa di studio parlava sempre di andare nel Kansas per giocare a football.